Buonasera, Buonasera a tutti buonasera, voi, Nino, però buonasera. non ti si vede e quindi Perché se vuoi, no, te l'ho già detto, no, fosse esagerato, eh sì, è esagerato, perché, no, ma anche così, devi, o scendi da sto vabbè, trespolo, no, ma buonasera, già, ma già la dai, gente fa fatica a casa. sembra troppo basso, che tu devi metti i tacchi, Ma che io qualcosa devo non mettere metto i pure io, tacchi, ma per niente, ma tu vabbè, c'hai i adesso tacchi, cominciamo, vuoi sapere chi sono gli ospiti? sì. Sì. Allora, questa sera Naomi Campbell, Luisa Naomi Ranieri, Campbell, lei. lei, Ah. non quelli che scrivi tu, quella, Lei, lei, Naomi lei, lei. Campbell, Luisa Ranieri, Paolo Virzì, Sabrina Ferilli, Christian De Lei. Sica, I The Colors. Per canto no, questa non è Brianza, questa non è Brianza. No, vabbè, allora, quello è. no, non I è Colors quello. sono quelli. No, che questa non è Questa Brianza. non è Ma Brianza. che non è Brianza? Vabbè, allora, un ragazzo... Ibiza, no, è sbagliato, sbagliato. Volevo dire, questo non è Non è Ibiza. Ibiza, Brianza. E ho sbagliato. Va bene. No, un ragazzo incontra una ragazza. Adesso mandiamo la pubblicità. C'è la nostra Luciana Littizzetto, Nino Frassica nella sua interezza. Un tavolo dove si scherzerà si poco. Scherzerà? No, molto. C'è Molto Mago poco. Forest, Simona Quadarella, Simona Ventura. Quando finiamo? Ma hai saputo di Simona Ventura? Cioè? Si sposa. Ma dai. Ma quando? Il 6 luglio. Pazzesco, pubblicità. Ma davvero? Sì. Non è un gossip. Con Giovanni Terzi. No. In diretta. Eccoci qua, sono le 19:34, persino in il mio diretta. Orologio. Uguale, tutto sono qua. Contento che la settimana scorsa abbiamo fatto ascolti riprovevoli, ma veramente belli. Ma perché riprovevoli? Riprovevoli è proprio che uno prova no, della... vuol dire che suscita riprovazione, no? Buono, che no, è un rimprovero. No, è una cosa buona. No, è una cosa per niente buona. Ci sono enciclopedie che dicono che è ma una cosa buona. Non è vero, ma insomma, sono stati ascolti ottimi. Ascolti, purtroppo non possiamo saperli dal nostro direttore Audel, perché è chiuso per ferie, 546, 861, 1622, 560, 750. Lui. Purtroppo è andato in ferie. Dove è andato? È andato in ferie. Dove è andato in ferie lui? Eh. A Cento, provincia di Ferrara. Poi fa una capatina a Ventimiglia. E vabbè. E poi? A Trenta. No, Trento. Vabbè. Dovrebbe andare dove? No, non lo so. Ma sei altri? No, Belluno. Sì. Però, attenzione, non ci perdiamo d'abito. Praticamente adesso noi... Come d'abito? Danimo. Non ci perdiamo d'animo. Praticamente adesso noi abbiamo il direttore generale, perché lui è il direttore dell'Audiovisual di Milano. Noi abbiamo, prego. Pensa che io l'ho sempre abbiamo trattato come Nando direttore. Romanelli, il direttore dell'Auditel di Roma. Dell'Audel. Di Roma, prego, si accomodi. Lei è di Roma, sì. Vero? Sì, sono di Roma, ma sono di Napoli, però. No, lei è di Roma. È di Roma, è di Roma. Romanello è di Roma. Di Roma, c'è Roma. Scritto si chiama Roma. Romanello? Di Roma, buonasera. Buonasera. Si chiama Romanello, no? Romanelli si chiama. Romanelli. Quindi è di Roma, lo dice il nome. Di nome? Romanelli. Di nome? Ah, Romanelli Nando. Romanelli, quindi. Nando. Allora, Nando è il secondo Romanelli, nome. Nando. Ah, Romanelli. Nando. Come il Duran. Sì. Romanelli. Romanelli. Dick. New York. Sì. Romanelli. Okay. Senta, dottor Romanelli, lei ci può dire gli ascolti, quindi? Allora, gli ascolti sono romano. Stati... No, romano. Se sei romano. Gli ascolti... No, romano. No, non mi viene la voce. Allora, ma la voce, ma la 19%. C'è vento. 19%. Andiamo nei dettagli. Uomini? Uomini... No, ce l'ha scritto? No, uomini. Che, è scritto sulla carta. È scritto tutto sulla ma carta. Ma perché parla ecco. Napoletano? Romano? Amo c'è scritto ecco, sulla carta uomini c'è scritto 48%. Donne 61%. Totale uomini donne? Totale uomini e donne 19%. Ma no, come 19%. Il tavolo inizia alle ore 23. Sì. Sì. Vogliamo sapere gli ascolti. I bambini, quanti bambini ci vedono a Roma, in tutta Italia? No, questi bambini stanno tutti a dormire perché domani c'è la sola. Si dice a dormire. A dormire, stanno tutti a dormire questi bambini. Bambini, maschi? Maschi ce ne sono... Ce ne sono. Femmine? Ce ne sono. Tu sei una mala femmina. No, quella è la canzone napoletana. No, quest'occhi. Fallo. Tu sei una mala femmina. Questo che hanno chianto. No, hai fatto piangere.
hanno fatto piangere. Hai fatto piangere. Piangere il carattere. Che carattere? E carità, grande né carità. No, lacrime infamite. Televisione accese, quante sono le televisioni accese? Dottore Esposito. Come televisioni accese, ci sono anche quelle spente. Ma che adesso lei che fa? Adesso allora, che fa? Totale zero sono 300%. Però è eccessivo, non si capisce. Amo se parla romano. Ecco qua i colors. No, lui Andrea. È un nostro collega. Tullio De Piscopo è qua. Come Tullio De Piscopo? Bussiamo. Così vi parlate. Tullio, buon compleanno, bel compleanno. Ah sì, auguri. Ci vediamo la settimana prossima, vieni. Non ti sento, la batteria non sente. Adesso vediamo, questo è il camerino di Fabio Fazio. Sempre il mio camerino. E questo qua non sappiamo. Questo è il camerino delle amiche di Fabio. Ma che amiche? Ma che stai dicendo? C'è Ilaria, Rosanna. Margherita. Ma non è vero, ma non c'è nessuno. Che? Ci sono, vabbè. Maraghello. Ma che Maraghello? Ci sono le tue amiche. Ma cosa ridete? L'ha invitata. Sala trucco. Poi parla la telecamera perché ride. La curiosità. Sala trucco. La curiosità. Una tragedia. La curiosità di vedere c'è sala trucco. Oddio. Ma che cos'è? Non è un capello, ma è un crine di cavallo. Esatto, è il capello che c'è qui. Ma è romano. Ma perché romano? E che c'è da guardare? Ma non so chi si, ma non è una nostra ospite. Chiudiamo. Abbiamo chiuso. Non è una nostra ospite. Oh. Adesso vediamo chi c'è qui. Qua? Ah! Vediamo se è arrivato intanto l'ospite per te per le sette domande. Il nome? Sì, certo. Chi? Sì. Chi? Katia Follese. Vediamo se è arrivata intanto Katia Follese, perché adesso non andiamo. Non è una sorpresa. No, non è una sorpresa. Vediamo se è arrivata. Però facciamo diventare sorpresa. Ecco, no, perché quando arriva la macchina dobbiamo farla vedere proprio nel momento in cui arriva, se no la perdiamo. Non diciamo che è Katia Follese. Non è Katia Follese, è una sorpresa. Vabbè, non diciamo. È una sorpresa. Vediamo chi scenderà da questa macchina. Chi scenderà da questa macchina? Sembra Katia Follese. Una sorpresa. Adesso lo vedremo. Adesso abbiamo qua nel camerino abbiamo l'uomo manichino, cioè? Che è praticamente un uomo che non si muove dal 1977. Sta fermo, sta sempre fermo. Mobile. E Max Pirovo, non so chi è famoso su internet perché riesce a mangiare una. È entrato nel Guinness, riesce a mangiare una banana in 3 morsi. Non è così difficile. Maramaionchi? No, non c'è. Non è ancora il trucco. Sì? Però sai che ha fatto? Si è portato il cane. No. Nel camerino. Davvero? Il cane. Ora, vediamo, voglio vedere se ha fatto bene o no. Sta mangiando il divano. Allora! Chiudi, per carità, chiudi. Mamma mia. Luisa Ranieri. Luisa Ranieri, che ho detto tra poco incontriamo. Il Mago Forest. Chi sei? Gigi Rock. No, Mago Forest arriva. Gigi Rock arriva dopo. Mago Forest, praticamente adesso c'è. Eccola qua. È arrivata Katia. Eccola qua. Ciao Katia. Buonasera. Katia Follese. Mi alzo in piedi? Sì, in grazie. Piedi. Adesso le domande. Uè, che eleganza. Guarda qua che spregiudicatezza. Lei la prossima settimana sarà in copertina su Novella Bella. Pensa un po', sei contenta? Contentissima. A grande soddisfazione. Allora, le domande che le faccio una riga sì, una riga no. Leggo una riga. Va bene, perché abbiamo poco. Ma forse non si capisce, forse no. Meglio tutte le righe, dai. Allora, per fare questa domanda, io siccome sbaglio numero 2, 3, 4, facciamo scandire le domande da lui. Al sottofondo domanda musicale. Numero 1, no, dove fai uno stacchetto. Okay. Fai uno stacchetto corto, dai. Sì, va bene. Corto, ti ha detto corto. È già lungo. Domanda numero 1. No. Giovane. Bastava un accordo. Uno stacchetto corto. Ho capito. Domanda numero 1. Vai. Sono pronto. Katia Follese, sì. Con 2 F, giusto? Con due L. Professione attrice, ha qualche hobby, spazzatempo, qualche detersivo. Cosa fa nel tempo libero? Lavo. Lava. Domanda numero 2.
Intanto ti vorrei fare i complimenti. Grazie. Per il suo film LOL Talent Show. Non è un film. Bella la trama. Non è proprio un film. Ma non è un film. Colpo di scena alla fine, bravi tutti. Grazie, bravi tutti. Grazie. Ma Katia si scrive con la C, con la K o con la X? No, gli amici mi chiamano Katia con la K. Katia con la K. Con la X. Ah, il suo vero nome è Katiuscia in realtà. Sì, Katiuscia, sì. Io ho avuto una mia prima fidanzata, si chiamava Aurora. Uguale a Katiuscia. Dal 2001... Serata difficile questa. Al 2001, al 2011 ha fatto parte del duo Katia e Valeria. Sì. Lei qual era delle due? Ma come? A volte Valeria però facevo, a volte Katia, a volte Valeria. Domanda numero 3. Vai. Ma sai, solo questo sai. Solo questo. Un altro accordo, facciamo un altro. Tra cinema e teatro cosa le piace? Che le devo dire? Fare il cinema mi piacerebbe. Okay, io sono la donna che sa aspettare. Ma chi? Spero arrivi presto la chiamata di un grosso regista italiano. Ma perché? Perché anche, no, anche straniero, per poter fare del buon cinema. Ho risposto da solo per fare il film. Che bravo, comunque avrei risposto anch'io così. Domanda bravo. Numero 4. Sì. E ma è uguale? A quale di queste due colleghe vorrebbe rubare la sua verve comica? Ma mai a nessuno. A Virginia Raffaele o a Flavia Vento? Forse a Flavia Vento, forse a Flavia. Domanda numero 5. È uguale alla domanda numero 1. E anche lo stacchetto è uguale a tutte le altre. La domanda numero 5 è uguale. Katia Follesa con due F, giusto? Sì. Follesa, professione attrice, ha qualche hobby, spazzatempo, detersivo? Cosa fa nel tempo libero? Non me lo lavo. Questa è uguale alla domanda numero 6. Ma Gigi sei bravissimo. 14 diviso 2? 7. 7 per 9? 54. No, 56. 59. 60. Domanda numero 7. Solo questa, sì. Solo questa. Lei è un'attrice molto versatile, sì. Versa, spazza dal comico al drammatico, dalla commedia alla tragedia, dal carcere alla libertà vigilata. No, ma che? In quale vestaglia si sente più a suo agio? Con una negligée. Dai. Ultima domanda. Dica la verità, lei si sente più mamma, più moglie, più comica, più donna o più uomo? Più uomo. Più uomo. Uomo, decisamente. Grazie, un uomo. Grazie, Katia. La serata si annuncia difficile. Sì, la esatto. Più amata dagli italiani. Grazie. Grazie, bello. Grazie, Katia. Grazie, grazie. Ci vediamo dopo. Sì, ci vediamo al tavolo. Ci vediamo al tavolo. Va bene, ciao. Ci vediamo. A tre ore ci vediamo. A tre ore? Va bene, cosa vuoi che siano? Basta. Ha sbagliato la tabellina, però. Ha sbagliato la tabellina. Vabbè, può capitare. Allora, andiamo in teatro. Vogliamo vedere le tue amiche che fanno? No, non vogliamo vedere le mie amiche che non c'è Ilaria, nessuno. Ilaria è ma bella che? Ragazza. Bella, Ilaria, ho visto che è una bella ma ragazza. Ma che non c'è nessuno? Poi dove andate dopo? Ma che dopo? Ma che dici? Ma dove vado? Vado a casa. Vediamo se c'è il pubblico. Vediamo se c'è il pubblico. Intanto andiamo pubblico. A salutare il pubblico. Chi c'è qui sopra? Pubblico! Il pubblico c'è. Il pubblico c'è. Ecco qua. E c'è anche Lapo. Lapo? Lapo? Eccoci qua, ciao Mino, ciao Fabio, come state? Buonasera, ciao, buonasera. Grande. Che state facendo? Vi presento Lorena, architetto designer, che è la mia crew, è una creativa. Stiamo lavorando su un progetto, sì. C'è qui una preview, come sai sono 5 mesi che sono qua dentro, sì. E quindi volevo creare un project, questo si chiama Exit Project, per uscire. Cioè, questo è un progetto che lavora sul from full to empty, cioè il muro pieno, sì. Grazie a questo device che ho messo a punto con Lorena, si crea un vuoto perché si la possa porta, uscire. La porta. Sì, esatto, c'è stata anche questa device, settimana a Milano, la settimana della porta. No, che e quindi porta, questo moda, permette, attraverso un oggetto che è come porta. Do you say for maniglia, di creare il vuoto per sì, ma è una porta, basterebbe che sì, appunto, ne sono maniglia però esatto. Per aprire. Esatto. Per però questa è per solo uscire. Solo per aprire o solo per chiudere? Ma perché non questa usare... è per fuori. Ah, per solo fuori. Questa si usa è solo output, per uscire. Output. Cioè tu non usi quella da cui sei entrato? No, credo per una questione di correttezza anche per la struttura. Qui da lì sono perché entrato. Perché là c'era scritto entrata. Sì, non c'è scritto si può anche uscire, c'è, io sto alle regole, bravo, è giusto rispettare mesi, il lavoro di altri. Va bene. Quindi sto lavorando su questo progetto. Allora, buon lavoro, architetto, buon lavoro, Lapo, ci vediamo, quindi, ci vediamo Nino, al tavolo. Racconta tutto a Nino, anche perché ho qualcosa di... E questo invece è un lapis, bianco. Buonasera a tutti, buonasera, bentrovati, grazie mille. Grazie, grande piacere.
ed Ervi. Buonasera Filippa. Buonasera Fabio. Grazie mille. Allora, abbiamo una serata bellissima, ho bisogno di voi, mi raccomando. Stasera grandissimi ospiti, però andiamo prima alla pubblicità, giusto? Sì, mi fanno un cenno, proprio a dire sì. Ancora te lo dobbiamo dire, pubblicità, e poi incominciamo una serata, come vi ho detto, che vedrà su questo palcoscenico da Luisa Ranieri, a Naomi Campbell, a Sabrina Ferilli, a Christian De Sica, ai The Colors. Rimanete con noi, pubblicità.